Saluto a tutti i video ascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un evento arrivato alla terza edizione che diventa di anno in anno sempre più importante e sempre più interessante ed è la festa del libro medievale antico di Saluzzo. E io ho la particolare fortuna di avere con noi a presentarcelo i due co-curatori di questa iniziativa che sono Marco Passuello e Marco Picat. La mia età mi fa brutti scherzi con i nomi. E quindi non perdo tempo in altre chiacchiere e lascio subito a loro la parola perché ci raccontino di questa terza edizione dal tema molto molto intrigante. Prego, a voi. Allora, grazie per l'ospitalità. Io sono uno dei due co-curatori del programma di questa terza edizione. Una terza edizione vuol dire che due sono già andate bene e questo ci conforta e ci spinge a continuare. La scelta del tema di quest'anno è un tema molto particolare perché il viaggio. Questa è una caratteristica essenziale del Medioevo che fino a qualche anno fa si credeva come un secolo buio, fermo. In realtà tutti si muovevano. Addirittura i morti venivano fatti ballare con la danza macabra, quindi c'era una voglia di crescere, di conoscere, c'erano dei lavori che spostavano la gente, ma c'erano tantissime altre iniziative legate al movimento, perché per il Medioevo vivere era muoversi e la vita era movimento. Dunque la città di Saluzzo, che è una città medievale dai profili storici, con questo tema ha voluto aprire delle finestre su cos'era il viaggio nel Medioevo. Il Medioevo stesso ha conosciuto una idea diversa del viaggio. Partiamo dai primi secoli, dalla Chanson de Roland, con i paladini che si avvicinano ai Pirenei e hanno paura delle montagne. La Chanson dice: alte sono le montagne, buie sono le valli. Quindi il senso della paura a incontrare gli altri, in questo caso gli arabi, tema della guerra più che attuale. Ma poi nei secoli del Medioevo questa volontà di conoscere quello che può spaventare cambia. Cristoforo Colombo dirà: non c'è nessuno che di fronte al mare non senta delle emozioni. E anche se, come ci dice uno degli autori che partecipano al programma, Fabio Genovesi, ha sbagliato tutto perché credeva di essere in Asia e non dove era arrivato, in realtà questa sua dichiarazione di apertura verso lo sconosciuto ci fa capire come l'uomo del Medioevo fosse un uomo che sperimentava. Cercavano i luoghi, lo facevano anche i monaci, a parte i benedettini, ma tutti gli ordini mendicanti si muovevano, lo facevano i pellegrini, lo faceva chi andava a Roma, lo faceva chi si muoveva per coltivare i campi al mattino, andava e veniva dalla città. Allora il Festival di Saluzzo apre una serie di finestre, non solo culturali, ma anche di gioco, di scoperta, di musica, di teatro, per raccontare questo Medioevo che in Saluzzo ha una delle testimonianze evidenti grazie alla conservazione di un centro storico che in buona parte è ancora medievale. È un Medioevo però non legato, non passatista, non legato alla storia antica. Non per caso iniziamo con una lezione di Maria Giuseppina Muzzarelli sulle vie della seta, che è uno dei tanti temi attuali, di politica attuale, ma continuiamo con tanti altri. C'è solo Marco Aime, la carovana che va al sultano, il pellegrinaggio alla Mecca, il rapporto Oriente-Occidente. E poi ci sono tutte le altre sfaccettature del Medioevo che sarebbe lungo raccontare, ma che sono veramente occasioni per capire come questo tempo buio in realtà fosse pieno di luci che possono accendersi e anche insegnare qualcosa a noi. Io lascerei la parola adesso a Marco Paucasso per la parte più diretta sul programma. Poi, Sì, ovviamente. grazie Marco, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'ospitalità. Per noi è un privilegio poter raccontare questa terza edizione, che è un'edizione importante perché dopo 2 anni in cui l'organizzazione purtroppo ha dovuto convivere con il Covid, finalmente riusciamo a realizzare un'edizione nella sua pienezza. Speriamo
speriamo con altrettanto successo come le due che l'hanno preceduta. Il programma è molto ricco ed è anche anticipato da tutta una serie di appuntamenti che il territorio ospiterà già in questi giorni, a partire da concerti anche di canto gregoriano organizzati insieme al Marchesato Opera Festival. Marco Piccata ha già citato alcuni ospiti. Devo dire che quest'anno il programma, non che quello degli anni passati fosse di minore importanza, quest'anno davvero siamo molto soddisfatti perché riusciamo a portare a Saluzzo nomi davvero importanti. Ne posso citare alcuni. Maria Giuseppina Muzzarelli l'ha già ricordata Marco Piccata, ma voglio ricordare che avremo Virtus Maria Zallot, altra importante medievista, avremo Beatrice del Bo, avremo, mi sembra una presenza assolutamente significativa, quella di Enzo Bianchi, che ci regalerà una lezione sulla spiritualità nel Medioevo, che credo sicuramente sarà di grande interesse per il nostro pubblico. Così come avremo un personaggio che è diventato mediatico con i suoi centinaia di migliaia di follower sui social media, che è il professore di filosofia Matteo Sordino, conosciuto come Barba Sofia, e siamo contenti della sua presenza perché sicuramente richiamerà un grande numero di studenti, di ragazzi, e quindi ci faciliterà un po' l'approccio con quella fascia di età sempre complicata, per far capire anche attraverso la sua lezione come la filosofia medievale in qualche modo ancora oggi è viva, è vivace, e quindi insomma credo che questo sia un grande e importante appuntamento. Fabio Genovesi, quindi parliamo di fiction con suo Oro Puro, un libro di grande successo, sarà Saluzzo, così come Nicoletta Bortolotti col suo romanzo su Christine de Pizan, il suo libro è stato nella dozzina del premio Strega, e siamo felici venga a Saluzzo. Nicola Sballario ci regalerà invece una lezione sulla iconografia del viaggio. Lo sapete, Nicola Sballario è uno dei critici d'arte più brillanti, più importanti della nuova generazione, e ci racconterà l'iconografia del viaggio nell'arte a partire dal Medioevo fino ai giorni nostri. Non mancheranno importanti momenti di spettacolo, perché anche il teatro, anche il cinema, in qualche modo vogliamo che siano occasioni di riflessione sul periodo storico di nostro interesse. E quindi avremo Roberto Mercadini, grande raccontatore, narratore, che vedete spesso anche in TV, con questo suo monologo straordinario, anche divertente, sull'Orlando Furioso. Così come avremo, grazie alla Fondazione Teatro Ragazzi di Torino, uno spettacolo su Marco Polo. Non mancherà anche quest'anno la regina olimpionica degli scacchi, Marina Brunello, che gli scacchi sono un gioco medievale per eccellenza. L'anno scorso riscosse grandissimo successo, quest'anno la riportiamo a Saluzzo per una sua simultanea di scacchi. Ci saranno poi in città molte altre attività, ci sarà una caccia al tesoro che farà un po' riscoprire i luoghi attraverso il gioco, attraverso quindi anche un aspetto ludico, però i luoghi simbolo del centro, meraviglioso centro storico di Saluzzo. Ci saranno poi molte performance tra circo, tra teatro di strada, chansonnier, eccetera, con tre gruppi, compagnie importanti che sono il Tripudiantes, che sono i Giullari del Diavolo, e Faber Teatro. Ho già detto dei concerti del Marchesato Opera Festival. Quindi, come potete vedere, insomma, ci saranno anche cene medievali, ci saranno anche momenti insomma, di rievocazione storica curate dal gruppo storico del Saluzzese. Insomma, davvero pensiamo che il programma sia molto ricco, vario, possa interessare davvero tutti, non soltanto gli appassionati di questo periodo storico. La nostra è anche una fiera perché ci sono molti espositori, molti editori, ci sono anche moltissime librerie antiquarie che arrivano un po' da tutta Italia, e anche librerie generaliste che offriranno un po' il meglio delle ultime uscite editoriali sull'argomento, a riprova del fatto davvero che questo periodo storico continua a rivestire una grandissima fascinazione, insomma, sul nostro immaginario. E prova ne sia appunto che molte case editrici dedicano
nuove pubblicazioni proprio a quel periodo storico. Quindi vi aspettiamo a Saluzzo, penso che possa essere davvero una bella esperienza, anche conoscendo, incontrando una città che davvero è di rara bellezza. Grazie. Io allora vorrei ricordare le date del clou della manifestazione, perché la manifestazione ha avuto delle giornate che hanno preceduto le date vere e proprie, e ce ne saranno anche a seguire. E si terrà a Saluzzo dal 20 al 22 ottobre. E troverete scrittori, saggisti, lezioni, musiche, performance che svilupperanno il tema del viaggio nel Medioevo. E come dicevano i nostri ospiti, non mancheranno i nomi di grande richiamo. E ricordiamo anche che tutti gli appuntamenti sono ingresso libero e gratuito, ad eccezione dello spettacolo di Roberto Mercadini e dello spettacolo Marco Polo della Fondazione dei Teatro Ragazzi. Se volete trovare il programma completo, potete andare sul sito del Salone del Libro, che è www.salonedellibro.it, dove troverete lo spazio dedicato alla festa del libro medievale antico di Saluzzo. Io intanto vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, e ringrazio tantissimo Marco Picat e Marco Capuasso, Cautasso, Autasso. Ragazzi, l'Alzheimer è una brutta malattia, non la consiglio a nessuno, e vi ringrazio davvero tanto per aver accettato il nostro invito. Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità. Thank you.